Lo scorso ottobre, nel corso dell'udienza che si è tenuta presso il Tribunale di Crotone in composizione collegiale nel procedimento che si sta celebrando a carico degli scafisti che risultano essere imputati per il drammatico naufragio di Cutro, mi sono costituita parte civile per conto di due superstiti di nazionalità pakistana. E ottenuta l'ammissione della Costituzione, ho chiesto al Tribunale di essere autorizzata a citare in qualità di responsabile civile il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che è un fondo che è istituito presso la CONSAP, che è la concessionaria dei servizi assicurativi, e interviene sia nell'ipotesi di incidenti stradali che nautici. Ovviamente questo fondo non ha un'azione risarcitoria diretta, difatti si avvale di compagnie assicurative che vengono designate per territorio. Nel caso di specie, per la regione Calabria risulta essere la Sara Assicurazioni. Il Tribunale, all'esito della mia richiesta, l'ha ritenuta ammissibile, pertanto ha autorizzato la citazione del responsabile civile, quindi del fondo di garanzia, nonché della compagnia designata e della stessa CONSAP. Alla scorsa udienza si è costituita CONSAP, di conseguenza il fondo e la compagnia assicurativa, con la rappresentanza dell'avvocato senatrice Giulia Buongiorno, che non è comparsa personalmente in aula, ma tramite un suo delegato ha chiesto di essere esclusa dal giudizio, sostenendo che comunque non vi siano i presupposti per poter attingere a questo fondo. In realtà questo fondo interviene nell'ipotesi in cui il veicolo o il natante non risulta essere assicurato o non è identificato. Nel caso di specie, l'imbarcazione su cui viaggiavano i migranti non è assicurata. La collega Buongiorno ritiene che comunque non sia la nostra la richiesta di parte civile sia del tutto erronea, in quanto quell'imbarcazione su cui viaggiavano i migranti non era adibita a trasporto pubblico né può essere qualificata come unità da diporto. E sostanzialmente nel corso della loro difesa hanno chiesto l'esclusione dal giudizio effettuando delle valutazioni basandosi principalmente sulla qualificazione del mezzo, su una valutazione meramente terminologica. Ovviamente l'eccezione sollevata dallo studio Buongiorno ha trovato una forte opposizione da parte di tutti i difensori di parte civile, che hanno comunque replicato alla difesa della collega Buongiorno e hanno spiegato le ragioni per la quale la nostra richiesta è ammissibile. All'esito di queste valutazioni, il Tribunale alla prossima udienza scioglierà la riserva e deciderà se mantenere nel corso del giudizio CONSAP, Fondo di Garanzia e compagnia assicurativa o escluderli. È molto entusiasmante confrontarsi professionalmente con un avvocato dalla taratura e autorevolezza come la senatrice Buongiorno. E, per me è uno stimolo a studiare e fare sempre meglio.